specifico, perché sì, devo sentire un pezzettino della canzone live? Di qui sopra, di qui sopra. Qui abbiamo iniziato quando tu mangiavi tua metà. La carrozzella va con tu stranieri. Ecco, gruppi vecchi te chiede un po' di stracci. C'è sonnato Roma, io l'ho scoperta stamattina, io l'ho scoperta, io l'ho scoperta, ho scoperto qualcosa, quindi parliamo di scoperte. Esatto. Cari ascoltatori, avete mai scoperto qualcosa, piccole grandi cose, sì, quotidiane? Già ci hanno scritto in tantissimi, sì, sulle cose che hanno scoperto, quindi al 348 7 300 200, sia per sms, whatsapp, anche whatsapp vocali, fatecelo sapere. Allora, i nostri gemellini scrivono: ho scoperto pochi anni fa che qual è, sì, si scrive senza apostrofo. È vero. Ancora Pino da Pistoia. Ah, ancora Pino da Pistoia, che era Ancona, no, è ancora Pino da Pistoia. Già scritto, Ho scoperto che colluttorio, è vero, si scrive con due L e una T, è vero. Giulio da Taranto con tre T, è vero, è come, sì, molti scrivono accelerare, accelerare con una due, accelerare, no? Perché deriva da celere, oh, bravo, con una L, bravo, quindi bravo, diventare un cielo, il dono dell'obliquità, no, il dono dell'obliquità, cioè che riesce a camminare, complico me, il dono dell'obliquità. O poi i cognati di vomito. Dai, guarda, io ho un altro messaggio. Ho scoperto che la linguetta sulle lattine alla Fantozzi è una cagata passetta, no, si può dire? Perché 5 volte su 20 funziona. Insomma, non funziona. Ecco, non riesco a capire bene il messaggio, magari, ecco. Sì. Ma non è un problema del scopertore, non si capisce nulla. No, ho scoperto che non so leggere. Non io, è un problema mio. Ciao gemelli di Guidoni, ho scoperto che Rai Radio 2 migliora l'umore, provare per credere. Ma possiamo dire che non è un parente? No. Non è un parente misterioso. Se ne è firmato, non si è firmato l'amico o amica. Però è bello, è bello. Grazie, noi invece scopriamo ogni giorno di avere degli ascoltatori molto molto attenti, come l'ascoltatrice di prima, no? Sì. Si è aperto un dibattito sulle fette di biscotti. Sì, esatto. Perché anche in Italia abbiamo delle confezioni che ci permettono di prendere agilmente, sì, le fette biscottate. Quindi potremmo farci altre 3 ore di trasmissione. Vabbè, questo è bello. Sì. Ieri ho scoperto che la canzone dei Barba Papà è, sì, di Roberto Vecchioni. Lucrezia dalle Marche, vi adoro, grazie. Grazie Lucrezia, grazie Lucrezia. I've been looking for dancers in the middle of the rain. Might seem a mile.